Buonasera, in apertura di telegiornale il maltempo che ha flagellato la zona, soprattutto quella Ionico Etnea, con pesantissimi danni nella zona di riposto Tor Archirafi, ma anche in altri paesi, ivi compresa Cireale. Partiamo proprio da Riposto con il reportage di Mario Grasso. Un inferno d'acqua questo 13 novembre per l'area Ionico Etnea compresa tra Santa Venerina, Riposto, Giarre, Mascali, Fiume Freddo, dove secondo quanto diramato dalla Protezione Civile in appena 12 ore sono caduti 500 mm di pioggia, causando dunque gravissimi danni, peraltro amplificati dall'esondazione di due torrenti a Tor Archirafi, il Babbo e l'Archi, che portano via anche le macchine. C'è persino un'imbarcazione che è tirata a secco a Santa Venerina, a riva, via strada, a Riposto. Scantinati allagati, danni alla sede stradale, detriti ovunque. 5 famiglie vengono evacuate da uno stabile di via Ercole Patti a Giarre. In via Carbonaro, sempre a Giarre, salta tutto l'asfalto. Poco più su, ad Altarello di Giarre, si apre una voragine, mentre frana la strada tra Annunziata e Puntalazzo. I muri perimetrali si sbriciolano sotto l'effetto dell'acqua, che è davvero alta a Quartirello, a San Leonardello, a Tre Punti, ad Altarello. Vigili del fuoco, protezione civile, le forze dell'ordine, i volontari tutti uniti a dare man forte ad un'area ionico-etnea letteralmente annegata. A sera torna a piovere proprio lì, a Tor Archirafi, dove i vigili del fuoco sono al lavoro per liberare dall'acqua alcuni edifici e dove c'è chi racconta di come questa mattina abbia vestito i panni di eroe per caso. Mi trovavo lì a passare e ho visto una macchina con due persone all'interno e allora non ci ho pensato due volte, abbiamo preso una corda io e mia moglie e l'abbiamo legata a un pilastro di una casa e con l'altro capo l'abbiamo legata in macchina, ho aperto lo sportello e ho fatto passare e ho portato in salvo, diciamo, queste due persone. Cercavo di raggiungere mia mamma, ma su questa strada proprio c'era un torrente in piena e mentre aiutavo mio marito a mare ho visto proprio le macchine che si riversavano, arrivavano addirittura con luci accese, fari accesi, tergicristalli e quindi il panico è stato totale. Troppi detriti nei torrenti. Qui, dove questa strada, una volta passava il torrente, siccome prima il torrente veniva drenato, meno male riusciva a scaricare. Ora io penso che il torrente non viene più drenato perché si vede dai detriti che vengono rilasciati sulla strada e certe volte arriva a mare, arrivano divani, arrivano materassi, arrivano mobili, quindi gente che butta nel torrente in alto poi finisce tutto a mare. Danni ingenti anche nella Cese, nella zona di Acireale in particolare, problemi in via Villalba ma anche nella zona di Santa Tecla per una frana, vediamo. Si fa la prima conta dei danni dopo il nubifragio abbattutosi su Acireale, uno dei comuni più colpiti dal maltempo che dalle 4 del mattino sino a mezzogiorno ha flagellato il territorio e per fortuna non c'è scappato il morto, ma i danni sono ingentissimi. In via Villalba la gente è disperata, l'acqua ha invaso i garage danneggiando mezzi e suppellettili, 1,30 m di acqua negli scantinati risalendo sino a pian terreno, conseguenza del cedimento del muro perimetrale su via Cristoforo Colombo con il fiume d'acqua che si è fatto strada sino a riversarsi sulla parte bassa di via Villalba nel quadrilatero abitativo di San Cosmo, da dove è tracimata per caduta nelle autorimesse dei palazzi. La situazione stamani è apparsa subito grave, con auto rimaste in panne e l'acqua che continuava a risalire senza trovare un punto di sfogo. Nel pomeriggio, disastro documentato dalle nostre telecamere e non senza polemiche da parte dei condomini che accusano di essere stati lasciati da soli. Che non ha visto mai nulla qua, non produzione civile, non sindaco, ma siamo i sindaco perché non ci sono io solo qua. È giusto? Passiamo il rosinico, perché io solo non ci sogno, è tutto iaci. Fu invaso dall'acqua, ma a me la protezione civile può bene uno. Per dare a capire, nella difficoltà, scacciappamo, sì o no? Brutto, un bel po', no? Tra questo, gli appartamenti, il primo piano allagato, il proprietario del primo piano è finito in ospedale con un presunto infarto, poi tutte le macchine dentro che c'erano 6 macchine, tra cui una T-Roc ultimo tipo, 1 anno di vita, una Puma 1 anno e mezzo di vita, tutte bellissime macchine, tutte quando andate in fumo. I danni sono pazzeschi, dagli altri garage sono
e sono andato l'acqua e è caduto anche il muro. Niente, abbiamo avuto circa 2 metri di acqua dentro, qua è arrivato a 1,60 m, nelle scale siamo arrivati a 2 metri di acqua e grazie alla rotonda che stanno facendo, ringraziamo quindi il comune di Acireale che sta facendo questa bellissima rotonda e ha permesso l'acqua che scende da Ballatelle a farla arrivare qua sotto. Opera in mezzo al lavoro sino a tarda sera per rimuovere i detriti dallo smottamento della timpa nei pressi della frazione marinara di Santa Tecla e per fortuna al momento del cedimento non transitava un'automobile dal tratto interessato. Secondo una prima stima dal crinale sono venuti giù circa 200 metri cubi di detriti che hanno completamente invaso la carreggiata stradale. Adesso bisognerà capire cosa abbia causato il collasso del costone, forse un accumulo di acqua a monte. I rilievi della Protezione Civile chiariranno le cause del crollo e i necessari interventi di consolidamento. In tarda serata la strada è stata riaperta a transito veicolare. E nel pomeriggio si è tenuta una riunione convocata in prefettura a Catania per fare il punto sulla situazione. Vediamo. Riunione nella prefettura di Catania nel pomeriggio per fare il punto sui danni creati dal maltempo che si è abbattuto sulla catanese, riscontrato come al momento non risultino persone disperse, come ha reso noto lo stesso organo prefettizio, dove è attivo il centro coordinamento soccorsi presieduto dal prefetto Carmela Librizzi, per coordinare gli eventuali interventi di soccorso alle persone. La vasta perturbazione ha interessato con maggiore severità la zona ionica, dove si sono registrati allagamenti e frane e smottamenti, in particolare nei territori di Acireale, Giarre, Mascali e Riposto, dove i sindaci hanno anche attivato i rispettivi centri operativi comunali. L'aspetto positivo l'ha già evidenziato è che non abbiamo avuto per fortuna né dispersi né feriti. Ci sono stati però situazioni di particolare criticità lungo l'autostrada che è stata chiusa per alcune ore, che adesso è ritornata nella sua funzionalità sia nella direzione Catania-Messina, mentre la Messina-Catania risulta parcellizzata nella tratta Fiume Freddo-Acireale. Particolare criticità nella zona di Torre Archirafi, dove stamattina è stato fatto un soccorso, è stata evacuata una famiglia la cui abitazione era stata invasa dell'acqua, con l'intervento chiaramente del gruppo anfibio dei Vigili del Fuoco. Abbiamo una frana riscontrata nella timpa di Acireale, ma per la quale si sta già intervenendo, si sta procedendo, ed altra una frana in una zona di Mascali. Anche questa ci aveva suscitato preoccupazione perché non avevamo contezza circa la presenza o meno di persone, però sostanzialmente non abbiamo avuto riscontro di presenze di persone. Soccorso a persona, pensate un po', tutte queste persone intrappolate in macchina in preda al panico, e sappiamo cosa significa in preda al panico, il livello dell'acqua che stava per alzare e scorreva incessantemente, interveniamo e portiamo in salvo circa 20 persone, oltre il nucleo familiare che è stato tratto in salvo dal personale che guidavano l'anfibio dalla violenza delle acque. Il sistema di protezione civile ha retto, e mi riferisco al sistema di protezione civile che garantisce il soccorso tecnico urgente prima e l'assistenza alla popolazione dopo. Cambiamo argomento, andiamo a Gela, armi da guerra e droga, traffico scoperto nel centro gelese, 5 arresti, 8 indagati, vediamo. Un lungo periodo di indagini ha preceduto l'operazione congiunta scattata oggi alle prime ore del mattino. In campo gli agenti del commissariato di Gela insieme agli uomini della squadra mobile di Caltanissetta e quelli della mobile di Brescia hanno eseguito numerose perquisizioni e 5 arresti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Gela per 3 indagati si aprono le porte del carcere. Per gli altri 2, invece, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari. Le accuse per i 5 arrestati sono di porto e detenzione di armi, classificate da guerra. Nel corso dell'attività investigativa, grazie all'uso di sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e ambientali, sarebbe emersa, oltre alla disponibilità di armi utilizzate per il compimento di diversi reati gravi, anche un'articolata attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, svolta a Gela
tra giugno 2022 e gennaio 2023. Le perquisizioni hanno visto impegnate le unità cinofile del reparto volo della Polizia di Stato. Le intercettazioni hanno consentito di accertare in particolar modo l'acquisto di una mitraglietta da parte di uno degli indagati, il quale avrebbe affidato l'arma ad un altro indagato che avrebbe provveduto ad alcuni lavori di riparazione. L'arma da guerra in seguito sarebbe stata occultata in un terreno con la complicità degli altri arrestati. Altre 18 persone sono state indagate per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Andiamo adesso nella Ragusano, nella zona tra Comiso e Vittoria, 7 arresti da parte della polizia per estorsione di imprenditori. Tra il mese di febbraio e il mese di agosto dello scorso anno si sarebbero resi responsabili di una serie di estorsioni in danno a commercianti ed imprenditori operanti nel settore edilizio nei territori di Vittoria e Comiso, in territorio ragusano, in particolare nel caso di due imprenditori edili di Comiso. La richiesta estorsiva sarebbe stata preceduta da inequivocabili atti intimidatori. Nei pressi delle abitazioni delle aziende delle vittime, con due bombole di gas, con un finto innesco, una miccia e con su riportato il loro nome, modalità che costringono al pagamento del pizzo, che instillano paura. Il blitz scattato all'alba ha visto l'impiego di oltre 60 unità della Polizia di Stato, tra cui personale del reparto prevenzione crimine di Catania ed unità cinofile sempre del capoluogo etneo, nonché il supporto di un elicottero del reparto volo della Polizia di Stato di Palermo, su disposizione della Procura distrettuale antimafia di Catania, personale della squadra mobile di Ragusa, con la collaborazione di personale dei commissariati di Polizia di Stato di Vittoria e Comiso, ha dato esecuzione alle ordinanze di misura cautelare emesse nei confronti di 7 persone, 4 delle quali finite in carcere e 3 ai domiciliari. Di queste, una era detenuta per altri reati. Gli odierni indagati di età compresa tra i 49 e i 24 anni. Il ruolo predominante sarebbe stato assunto da due degli odierni arrestati nell'organizzazione e nella gestione delle estorsioni, la cui esecuzione ai danni delle vittime designate sarebbe stata demandata ai restanti indagati membri del gruppo criminale. Il metodo? Quello mafioso, che deriverebbe dalle modalità della condotta e dalla contiguità con esponenti del clan della Stidda. Una 22enne originaria di Lentini, Margaret Agata Spada, è morta dopo un intervento al naso compiuto a Roma. Adesso i due medici dello studio al quale si era rivolto sono indagati. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo e verrà effettuata l'autopsia sul corpo della ragazza. Lo studio medico è stato sequestrato. La ragazza aveva scelto la struttura sul web. Ragazza originaria di Lentini, dicevamo, nel siracusano. E restiamo in zona, andiamo al porto di Augusta, la sede dell'autorità del sistema portuale del mare Sicilia orientale si proietta verso il futuro attestandosi tra i principali scali commerciali del sud Italia. Gli indici di vitalità del sistema portuale del mare della Sicilia orientale lasciano presagire importanti risultati nei prossimi anni, anche in vista dell'ulteriore piano di riorganizzazione che vedrà la luce a partire dal 2025. Qui siamo ad Augusta, nel porto di Augusta, sede dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, che in questi mesi ha vissuto un processo di rinnovamento e riorganizzazione particolarmente impegnativo. Si tratta di un porto riconosciuto di livello 1 nella scala europea che da qualche mese movimenta anche i container che per decenni hanno soffocato il porto di Catania. Catania era intasata, i contenitori non potevano avere una prospettiva di sviluppo per mancanza di spazi, quindi li abbiamo trasferiti qua col vantaggio di avere molto più spazio, dare la possibilità a loro di crescere, di svilupparsi e liberare degli spazi a Catania. Questa specializzazione è il sale dei sistemi portuali. Ed ecco il nuovo terminal. Intanto abbiamo costruito questo terminal, lo abbiamo iniziato da marzo e funziona e lavora bene. Dopodiché alle spalle stiamo realizzando un nuovo terminal da 120.000 metri quadrati che dovrebbe essere pronto a fine del 2025, tutto al più i primi mesi del 2026. La prima opzione è quella di ovviamente mantenere il terminal contenitori e sviluppare ulteriormente le altre attività come quelle che ci sono da questo lato, sulle rinfuse che stiamo pure curando con particolare attenzione. La seconda opzione, sulla quale aspettiamo un segnale dal governo, è quella di utilizzare una parte di questo porto e
grazie appunto all'ampliamento che stiamo costruendo, per impiantare qui la costruzione delle pale eoliche per gli impianti eolici offshore che dovrebbero essere poi installati al largo delle Egadi. Noi abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell'Ambiente, un bando che era rivolto alle autorità portuali del centro-sud Italia, e ci dicono, i segnali sono che saremmo, diciamo, ben messi. In arrivo anche un sistema di collegamento elettrico per le navi che, una volta attraccate al porto di Augusta ma anche di Catania, potranno spegnere i generatori, così abbattendo i carichi inquinanti. Prima che io arrivassi, il governo, utilizzando i fondi del Piano Nazionale di Coesione, quindi il PNRR sostanzialmente, ha dato tanti soldi a quasi tutti i porti sede di autorità portuali in Italia per fare questi impianti di cold ironing. A noi ha dato quindi impianti, cold ironing vuol dire impianti per i quali si fanno degli impianti elettrici sotto traccia con dei sistemi particolari che ti permettono, appena arriva la nave, di attaccare la corrente alla nave e la nave può spegnere i generatori, quindi non si fa inquinamento. Questi impianti sono innovativi, ci sono pochissimi impianti ancora al mondo, però si sta puntando moltissimo su questa direttiva. E così noi, come sistema portuale, grazie a chi mi ha preceduto, abbiamo ottenuto 90 milioni di euro, 45 ad Augusta, 45 a Catania. Noi siamo stati abbastanza veloci nel panorama nazionale. Abbiamo già appaltato e abbiamo consegnato i lavori di quello di Augusta, mentre speriamo di avere l'approvazione definitiva del progetto di quello di Catania entro fine anno. Catania diventerà capitale della medicina dal 18 al 22 novembre prossimo, in occasione del 10° congresso di chirurgia endoginecologica del Mediterraneo. Catania sarà al centro del comparto medico mondiale dal 12 al 22 novembre prossimo, in occasione del 10° congresso di chirurgia endoginecologica del Mediterraneo. L'evento si concentrerà su focus relativi ai temi quali endometriosi, oncologia e fertilità, grazie anche al patrocinio dell'azienda ospedaliera Arnas Garibaldi ed in particolare del Dipartimento Materno-Infantile di Ginecologia e Ostetricia. In arrivo nel capoluogo etneo esperti provenienti da tutto il mondo, che analizzeranno nel dettaglio tutti i progressi compiuti negli ultimi tempi relativamente all'assistenza ginecologica. È una delle sessioni più importanti del 10° congresso mediterraneo di ginecologia chirurgica, e chiaramente lo affronteremo per confrontare i nostri risultati, i nostri protocolli con quelle che sono le esperienze nazionali ma più che altro internazionali. Tant'è che verranno in sala operatoria proprio dei nostri colleghi stranieri che opereranno insieme a noi, sia in laparoscopia che con la chirurgia robotica, e questo per dimostrare che si è raggiunto un livello di massima sicurezza e anche di garanzia poi di salute per queste donne, che per patologie complesse appunto come l'endometriosi, ma questo garantito poi dal fatto che c'è un team che lavora attorno a tutta questa patologia. La cosa più interessante è capire che l'endometriosi è un fenomeno sommerso. Non abbiamo una donna che a volte si rende conto del problema, e per questo la regione siciliana ha pensato a una legge dedicata. Catania, Palermo, Messina, tutta la Sicilia, insieme a diversi paesi del mondo, Brasile, Messico, Polonia, si parla di endometriosi, si parla di ginecologia, si parla di tecnologie. In giornate dedicate ai professionisti, per i professionisti e con i professionisti, si pensa alla gente. Non ci si ferma alla sala operatoria, non ci si ferma alle tecnologie, è un parlare comune, un progettare insieme per la salute. Parliamo adesso di Sposami. Per le coppie che si accingono a fare il grande passo, venerdì si alzerà il sipario su Sposami Urban Edition alla Porta di Catania, sfilate tra cocktail ed alte professionalità del settore wedding ed event. Sentiamo. L'accento quest'anno è sulla sostenibilità. Un happening conviviale lungo un weekend da condividere con i migliori e più esclusivi manager del settore, tra aperitivi e performance live, sfilate, personal experience dalla moda al catering, alla ricerca di idee e soluzioni per i propri eventi, con modelli e modelle che si muoveranno tra gli ospiti dando ai visitatori l'occasione di interagire e toccare con mano i tessuti sorseggiando magari un calice di bollicine.
Torna il glamour a Catania in versione Urban Edition con Sposami, l'evento più longevo del settore wedding and event, tra i mercati più complessi e tradizionali che si apre a nuovi percorsi. Un ritorno alla città da dopodomani, venerdì 15 novembre, a partire dalle 16 sino a domenica 17, intera giornata negli spazi di New Dogane Levante, nel cuore di Catania al porto. Abbiamo scelto questa location magnifica che è la Dogana, con la sala di New Levante, un posto assolutamente emozionale che ci ha incantato con i suoi giardini, la sua area contemporanea, e qui abbiamo iniziato a cucire il progetto della versione urban di Sposami, che in centro proporrà solo alcuni dei nostri partner storici che abbiamo selezionato proprio per dare un contesto in un intero weekend di vivere dal vivo in maniera immersiva l'opportunità e i consigli dedicati alla realizzazione del proprio party perfetto. Il target, gli sposi del 2025, per lo più millennials o della generazione Z, ma non sarà solo dedicato ai matrimoni. Nella tre giorni Sposami ampio spazio lo dedicherà anche al 18esimo, proposte dedicate ai giovanissimi. In contemporanea infatti a Sposami prende vita 18esimo Urban Edition, ma anche per coloro che devono organizzare un evento speciale come la laurea, la festa del 40esimo, del 50esimo anno di età. Un contenitore insomma di idee originali e creative, dove immaginare e programmare un party da sogno con la consulenza dei migliori top player del settore. E parliamo adesso di calcio. Ha segnato il suo primo gol in casacca rossa-azzurra nella sfortunata trasferta a Crotone. Adesso Matteo Stoppa cerca di spronare i suoi per una pronta risalita della Catania in vista del derby in programma dopodomani al Massimino contro il Trapani. Le ultime performance della Catania lasciano l'amaro in bocca a tutto l'ambiente. 3 punti appena nelle ultime 5 partite hanno ridimensionato i sogni di gloria della formazione rossa-azzurra. Anche a Crotone si è vista una squadra slegata nel primo tempo, caduta sotto i colpi del non trascendentale Crotone. Poi la reazione nella ripresa, che non è comunque bastata a riprendere il risultato. Gli interpreti assicurano però che il gruppo resta coeso. Noi siamo un gruppo unito, un gruppo forte, dobbiamo cercare di dimostrarlo perché valiamo tanto. Purtroppo il primo tempo abbiamo preso sti gol e è un dispiacere perché abbiamo iniziato anche i primi minuti abbastanza bene. Non dobbiamo demoralizzarci quando prendiamo un gol, perché ci sta, fa parte del calcio, quindi sono contento per come abbiamo reagito tra virgolette al secondo tempo. Se 2 gol è peccato, perché potevamo fare anche il terzo e riprendere questa partita, però non ho tante parole, dobbiamo già pensare a domani, alla partita di venerdì, che sarà una partita importantissima per noi. A questo punto il derby contro il Trapani di venerdì sera assume i connotati di un vero e proprio crocevia per una stagione che era iniziata nel migliore dei modi e che man mano invece ha palesato delle difficoltà che relegano attualmente il Catania in una zona anonima della classifica. Matteo Stoppa ha firmato a Crotone i primi gol della stagione, con l'auspicio che possa questo essere un buon viatico. E i primi a starci tra virgolette male siamo noi, perché quando non arriva il gol per gli attaccanti o anche in generale non è facile. Noi, ti parlo di me, io ho fatto che cercato di dimostrare in allenamento, andare forte, allenarmi su quello che mi mancava. Sono contento in parte per il gol che cercavo da tanto, quindi dobbiamo andare avanti e pensare a noi che siamo forti e dimostrarlo in campo. E vi ricordo l'intervista, la nostra rubrica curata da Filippo Romeo, stasera in onda alle 20.30, ospite Francesco Russo Morosoli delle Funivia dell'Etna. La replica poi andrà in onda domani alle 15, alle 23 e anche sabato prossimo alle ore 22. L'intervista appunto. Con questa notizia ci fermiamo. Vi ricordo che potete seguire questa edizione del telegiornale sul sito retv.it e sui nostri canali social. Il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta domani a partire dalle 14. Ringrazio in regia Carmela Fagone e Fulvio Ferrauto e vi auguro una buona serata.